Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi porto la classifica delle 15 moto più vendute in Spagna nel mese di luglio. Una classifica secondo me interessante perché ci sono molte moto con dei prezzi abbastanza contenuti. Abbiamo diverse proposte dell'azienda Zontes, per esempio, che vi ricordo essere un'azienda cinese. Della Kiwe Motor, c'è anche la Benelli e abbiamo anche due moto interessanti della Macbor. Macbor è un'azienda spagnola che propone delle moto interessanti sulla carta. Non ho mai visto in strada da noi in Italia moto della Macbor, onestamente non sono neanche sicuro che l'azienda importi le moto in Italia, però potrebbero essere interessanti e poi vediamo un po' quali sono queste moto. Una di queste potrebbe essere vista come concorrente della nostra TRK 502, ma messa notevolmente meglio come ciclistica, come peso e anche come estetica. Per il resto, in questa classifica abbiamo diverse moto Honda, Yamaha e poi abbiamo le classiche BMW super costose. Allora, la moto più venduta in Spagna a luglio ha fatto registrare 212 unità vendute. Non è la Z900, in quanto a luglio un'altra moto 125 cinese ha superato come vendite la Z900, mentre l'ultima, la quindicesima, 92 unità vendute ed è una moto della Macbor. Iniziamo dunque, moto più venduta in Spagna a luglio, abbiamo la Zontes con la sua 125 G1, una moto venduta regolarmente anche in Italia. È carina come moto, sicuramente. Abbiamo un'estetica che ricorda un po' lo stile neocafè della Honda, no? Con questo faro a LED circolare davanti all'anteriore, nera, una livrea carina. Particolarità, abbiamo un serbatoio bello capiente che le consente un'ottima autonomia perché il serbatoio tiene ben 20 litri e la casa dichiara un'autonomia di circa 1000 km, che è veramente tanta roba per un 125. Poi abbiamo anche diverse modalità di guida, abbiamo anche l'ABS della Bosch 9.1. E un prezzo di circa 3.300 euro. Purtroppo in Italia sul sito ufficiale Zontes i prezzi non sono inseriti, probabilmente pensano che ce li immaginiamo di notte i prezzi, però sono presenti sul sito spagnolo della Zontes e in Spagna la moto va sulle 3.300 euro circa. Comunque questo 3.300 è il prezzo più o meno anche in Italia. È un ottimo compromesso tra i 125 cinesi meno costosi, tipo Benelli o Kiwe Motor, e i 125 più costosi di case blasonate, per esempio Yamaha, Honda, eccetera, eccetera. Seconda posizione abbiamo la Kawasaki con la sua Z900, che rimane fondamentalmente uguale a se stessa anche il prossimo anno. Kawasaki ha presentato la versione 2023. Vi ho già parlato di questa moto, però rimane fondamentalmente sempre uguale, il motore è sempre un 4 cilindri, cilindrata 948, potenza 125 cavalli, coppia 99 Nm, sempre Kawasaki Traction Control, sempre Power Mode, Riding Mode, connettività Bluetooth, però il prossimo anno la moto si aggiorna con tre nuove colorazioni, quella che vedete qui di fianco è quella forse più carina per il 2023. Poi c'è la Phantom Silver e c'è la Metallic, se non sbaglio, Spark Black. Comunque sia, tre livree anche per il prossimo anno. Prezzi ancora non comunicati, siamo a venerdì, si spera che rimangano sempre gli stessi, sulle 10.200 euro, dipende quale livrea scegliete, anche se purtroppo da qualche parte ho letto il listino prezzi nuovo Kawasaki e sembra essere notevolmente aumentato, però sul sito ancora manca il prezzo. Quantomeno al momento. Terza posizione abbiamo la Honda con la sua CB125F, è una delle moto forse Honda meno costose presenti in Italia. Siamo sulle 2.840 euro, disponibile in diverse colorazioni, moto patenti A1. Si può vedere come concorrente della Zontes oppure non so anche della Benelli o della Kiwe Motor. Però purtroppo sì, la moto costa poco, costa giusto, ma è veramente orrenda. Cioè, è proprio la moto dei pizzaioli, probabilmente, o dei kebabari, meglio, kebabari, quelli indiani. Cioè, moto da usare in Turchia, usare in India, usare in Cina. Cioè, è una moto veramente orrenda nelle forme. Probabilmente se Honda rivedesse qualcosina
nel design di questa 125F per renderla più occidentale, mantenendone il prezzo inalterato, la moto venderebbe un casino in Italia. Invece, purtroppo così la moto è veramente brutta. Parere personale. Però se volete una moto A1 125 di un brand famoso, Honda, questa moto può fare sicuramente a caso vostro. Sotto abbiamo la BMW con la sua R 1250 GS, versione base, prezzo sulle 19.300 euro circa, motore 2 cilindri, cilindrata 1254, potenza 136 cavalli, coppia 143 Nm. Abbiamo per il prossimo anno livree nuove, spicca la GS Trophy, che è quella che vedete qui di fianco, con questo blu scuro, se vogliamo, miscelato con il bianco, che fa veramente la sua porca figura. Veramente bellissima la moto con questa livrea GS Trophy. Sotto iniziamo con la Yamaha, abbiamo la Tenere 700 enduro stradale, che anche in Italia vende un macello e anche in Germania. Abbiamo una moto che va a costare sulle 10.400 euro, tre diverse versioni, la base disponibile in due livree, quella blu e quella nera, la Rally Edition 12.000 euro circa e la Top, la World Ride. Per tutte e tre il motore CP2 classico Yamaha, 690 di cilindrata, 2 cilindri, potenza circa 75 cavalli, è il motore dell'MT-07 o 307 o X. SR700 è una moto, secondo me, interessante, la versione base. La versione invece World Ride è più, secondo me, per chi vuole attraversare le foreste oppure escursioni nel deserto, perché a quel prezzo, secondo me, allora può essere più utile comprarsi una Touareg dell'Aprilia. Io ho provato entrambe le moto, Touareg e la Tenere. Però vi dico, la Tenere è molto bella, fa molto scena, fa molto deserto se vogliamo, no? Poi è bella anche la strumentazione, la World Ride TFT messa in verticale, soltanto che mi chiedo sempre quanti che comprano moto come queste, tipo l'Africa Twin, tipo la Touareg, tipo la Tenere, effettivamente vadano a fare anche fuori strada. Secondo me in tantissimi prendono queste moto più che altro perché fanno scena, perché ricordano un po' il fuoristrada, ma le utilizzano effettivamente in strada. Quindi, in ottica utilizzo stradale, tra la World Ride e la Touareg, vi dico, io andrei più sulla Touareg perché è molto migliore, soprattutto lato potenza e anche lato elettronica e anche lato strumentazione, no? Su utilizzo stradale i cavalli servono, mentre in fuoristrada la potenza comunque della Tenere basta e avanza. Sotto ancora abbiamo la Yamaha sempre con la sua MT-125, proposta battenti A1, onestamente vi dico molto poco interessante. La moto è molto simile alla versione quella orientale e effettivamente ricorda molto una moto indiana, no? Come forme, come stile. Non mi piace come è fatta, soprattutto non mi piace il prezzo perché siamo sulle 5.200 euro ed è un prezzo secondo me veramente, veramente, assolutamente esagerato. Discorso 125 che vi ho fatto inizio video anche, secondo me il prezzo limite di queste moto dovrebbe essere massimo 3.500 euro, massimo, massimo 4.000 euro. Ma oltre, secondo me, non ha senso. Cioè, tra comprarsi una moto di un brand famoso oltre 5.000 euro e una moto di un brand cinese, magari poco famoso, sulle 3.500 euro, io onestamente sceglierei la seconda opzione, anche perché ormai le case, anche le cinesi, hanno raggiunto standard qualitativi abbastanza elevati. Le moto sono affidabili sia che ci siano cinesi sia che siano giapponesi, quindi vi dico, onestamente, per patenti A1 spenderei il meno possibile. Sotto ancora abbiamo sempre Yamaha con la sua MT-07, l'entry level, quella che io consiglio sempre, naked, motore CP2 690, potenza 73,4 cavalli, circa la potenza della Tenere e anche della Tracer 7, prezzo sulle 7.400 euro. Purtroppo la moto da inizio anno ha subito due incrementi di prezzo, l'anno scorso costava 7.000, adesso 7.400. Si può avere in tre diverse colorazioni. Rispetto alla Kawasaki con la sua Z650, l'MT-07 è preferibile sicuramente da chi è più alto. Se siete alti sopra l'1,80 è una moto con un'ergonomia
molto migliore rispetto alla 650 della Kawasaki, cioè è una moto più accogliente perché è più alto e poi è una moto anche più divertente, secondo me, un pochettino più briosa rispetto alla 650. La 650 da canto suo sì, ha la strumentazione TFT nuova con modulo Bluetooth, invece l'MT-07 purtroppo non ha ancora questa tecnologia, ma alla fine non a tutti serve il modulo Bluetooth. Sotto ancora poi iniziamo con i 125, il primo è l'RKF della Kiwi Motor, proposta che va a costare sulle 2700 euro circa. Per quest'anno si parlava dell'arrivo della versione nuova gialla, in realtà sul sito abbiamo quattro diverse livree, ma non c'è la gialla, c'è quella verde fluo che vedete qui di fianco, ma non c'è quella gialla. Prezzo dicevo sulle 2007, purtroppo Kiwi Motor come Zontes, come Benelli pensano che la gente debba conoscere a memoria i vari prezzi perché sul sito ufficiale non c'è prezzo di questa moto, però comunque dovrebbe costare quanto la BN125, potenza siamo sui 12 cavalli circa, un design che ricorda KTM, però costa il giusto e in Italia vi ricordo è tra le top 10 moto più vendute da gennaio a luglio 2022. Se Honda, come dicevo prima, facesse una CB125F con linee più moderne, secondo me ruberebbe un po' il mercato alla Kiwi Motor e anche alla BN 125. Sotto ancora abbiamo la Duke 125. Duke 125 è la miglior 125 naked che potete acquistare sul mercato attualmente, bellissima come fatta, ricorda la 890 Duke, ricorda la Super Duke, come forme, come stile, bella cattiva, strumentazione LCD, ottima ciclistica per il 125, ottimo peso tra le moto meno pesanti, problema il prezzo, due diverse colorazioni, ma il prezzo va sulle 5.000. 450 euro, quindi quasi 5.500 per un 125, ragazzi, secondo me sono veramente troppi, 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 troppi soldi. Cioè, queste moto qua, secondo me, non dovrebbero costare così tanto. Sulle 4.000 sarebbe la moto top, 5.500. Cioè, se avete i soldi, per carità, e volete la migliore, questa è la migliore, però costa un botto. E poi chiude in decima la BN 125 della Benelli, che sarebbe la sorellina cinese della Kiwi Motor. Kiwi Motor e Benelli fanno sempre parte del gruppo QG Group, che è un'azienda cinese, e la BN fondamentalmente è abbastanza simile anche come prezzo rispetto alla RKF 125, soltanto che la RKF secondo me è un pochettino più carina. La BN come forme e come livrea non è che mi piaccia tantissimo, comunque prezzo sulle 2700 euro circa. Sotto poi abbiamo la Honda con la sua CB 650R, naked tra virgolette media, una via di mezzo tra l'MT-07 e una Z900, paragonabile più o meno se vogliamo a una Trident 660, anche se quest'ultima ha un po' meno potenza. Comunque sia, la Honda arriva ad avere 95 cavalli, motore 4 cilindri, cilindrata 650, traction control, peso sui 200 kg, diverse colorazioni, tutte con il parafango anteriore nero, non più in tinta come l'anno scorso, stile neocaffè, faro LED all'anteriore circolare, bella, una moto sicuramente bella e ha un prezzo ancora onesto. Sicuramente se volete uno step sopra alle moto tipo MT-07, SV650 o Kawasaki Z650, questa è la moto che io vi consiglio. Se la gioca con la Trident, io ho provato entrambe le moto, in realtà ho provato io la CBR 650R, la sportiva, e la Trident. Tra le due moto vi dico la Trident a me piace di più perché preferisco il 3 cilindri, però effettivamente la Honda ha un pochettino più di motore, ha un pochettino più di potenza. Sotto ancora abbiamo sempre la Zontes con la sua Z2 125. La Z2 è una moto che in Italia non è presente attualmente sul catalogo Zontes perché noi abbiamo la GK nuova e magari vi porterò un video da questa moto perché sembra essere molto interessante, molto carina. Abbiamo la G1 e abbiamo la U. Non abbiamo la Z2. La Z2, se vogliamo, somiglia molto alla nostra U italiana, però è un pochettino più carina come forme, linee moderne, carina la livrea.
Come prezzo siamo sui 3.300 euro circa, quindi molto meno costosa rispetto a Yamaha oppure KTM, e anche in questo caso è un bel 125, abbastanza secondo me consigliabile per patenti A1, però da noi sul sito ancora questa moto non è presente. Forse è riservata al mercato spagnolo o magari Zontes non ha ancora aggiornato il sito italiano. Comunque sia, in realtà noi abbiamo come novità la GK, che è veramente molto interessante. Poi abbiamo la BMW con la sua R 1250 GS, la versione Adventure. Il prezzo sale rispetto alla base, siamo sulle 21.300 euro circa, bella costosa, concorrente di moto come la Pan America o come la Super Adventure della KTM o come la Ducati Multistrada. Poi abbiamo due MacBoard, che è l'azienda spagnola che dicevo a inizio video, interessante questa azienda. Abbiamo la Montana XR5. Questa moto è simile, secondo me, come caratteristiche alla TRK 502 della Benelli, messa meglio però come ciclistica e messa meglio anche come peso, perché pensate che è secco, pesa soltanto 178 kg, mentre la TRK 502 a secco vi ricordo che pesa 213 kg, quindi una bella differenza di peso. Il motore è più o meno sempre lo stesso, motore 500, patente 2, potenza sempre 47 cavalli, coppia leggermente inferiore perché siamo sui 43 Nm, mentre la TRK raggiunge 46. Però è una bella moto da viaggio, circa 19-17, carina anche nella livrea, questa livrea con mix tra diversi colori, quel bianco, il rosso. E va a costare però abbastanza perché siamo sulle 7.200 euro in Spagna. La TRK invece costa 6.000 euro. Un peccato il prezzo, però la moto sembra essere interessante. Una valida concorrente della CB500X, però ovviamente tra CB500X stesso prezzo e la MacBoard in Italia secondo me andrebbe di più la Honda. Chiude in quindicesima, abbiamo sempre la MacBoard con la sua Roadster, in questo caso la moto è un 125 che va a costare in Spagna sulle 2.700 euro circa, è una piccola custom carina disponibile in tre diverse colorazioni. Questa ragazzi è la classifica delle top 15 moto più vendute in Spagna a luglio. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa classifica e magari tra queste moto cosa ne pensate proprio di questa MacBoard XR5, se secondo voi potrebbe essere interessante magari anche in Italia vista in ottica concorrente della TRK 502. Se diciamo la moto si scontrasse con la TRK, in Italia ne uscirebbe con le ossa rotte semplicemente per un discorso prezzo. La TRK costa circa 1.200 euro in meno. Mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram di Daniele Becker Ufficiale. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!